qua Carlo Stemartin, insegno al Politecnico di Torino e codirigo il centro Nexa su Internet e Società. Benvenuti a questo incontro dedicato alla conoscenza. Qui di fianco a me ho due illustri colleghi che si autopresenteranno, ma sicuro già li avete riconosciuti, Ugo Mattei, Carlo Donolo. L'obiettivo di questo incontro, che durerà insomma a questo punto poco più di un'ora, è quello di fare un giro tra noi tre, presentando alcuni dei punti più importanti che riteniamo di introdurre su questo argomento, fare appena una conversazione tra di noi e poi una conversazione anche con voi dal pubblico. Quindi l'obiettivo di restare nell'ambito di un'ora e un quarto, un'ora e dieci. Vorrei dare la parola innanzitutto al professor Donolo, che appunto chiedo per favore di brevemente introdursi e dare i primi elementi per la discussione. Grazie. Sì, grazie, buongiorno. Questi numerosi coraggiosi che hanno rinunciato al sole e alla passeggiata fuori per stare qua dentro ad ascoltare delle parole, non so, comunque problematiche, comunque la giriamo, data la natura del tema, cioè democrazia, conoscenza, rapporti molto problematici tra queste due realtà. Si può cominciare così dicendo che io sono... Ho insegnato fino a qualche tempo fa alla Sapienza di Roma delle discipline misteriose che io stesso non sapevo bene cosa fossero, però le etichette non le avevo scelte io, ma i riformatori dell'università. Si chiamavano sistemi sociali complessi e poi anche economia della conoscenza. Ma comunque io sono sociologo di formazione. Diciamo che mi occupo da tempo di processi democratici, e di beni comuni. Questa è la ragione forse che mi vede, per cui sono qua insieme a Ugo in particolare, forse, con cui ogni tanto battagliamo amichevolmente. Posso dire in breve quanto segue, cioè siamo abbastanza consapevoli sempre di più, forse in Italia ancora di più che altrove, di un nesso fondamentale sempre più importante tra processi democratici e diffusione della conoscenza. La conoscenza in tutte le sue forme. Naturalmente parliamo di conoscenza scientifica, tecnico-scientifica, in particolare per i suoi usi sempre più importanti, sempre più produttivi e sempre più decisivi oggi, ma parliamo anche di altre forme di conoscenza, anche di senso comune. Queste cose hanno assunto per la democrazia una funzione decisiva. Quanto più la società è diventata complessa, quanto più è diventata globale, quanto più i nostri desideri, le nostre aspettative di futuro sono diventate incerte e problematiche. Però da quando si è parlato di società di massa sappiamo che il problema del rapporto tra masse di cittadini e conoscenza è molto problematico, difficoltà di diffondere saperi fondati, difficoltà di introdurre nei processi sociali elementi di riflessività e poi soprattutto il sistema politico sempre più chiuso a difesa di se stesso e poco ricettivo nei confronti di saperi altri. Ecco, l'autonomia della politica va bene fino a un certo punto, poi a un certo punto comincia a diventare una politica dell'ignoranza. Noi purtroppo in Italia ne abbiamo troppe testimonianze perché dovrei insistere su questo punto. Quindi si pone il problema di capire come da un lato la democrazia possa diventare sempre più cognitiva, un'espressione che riprendo da Edgar Morin, ma che naturalmente andrebbe svolta sotto vari aspetti, e d'altra parte come la conoscenza nelle sue varie forme debba diventare sempre più diffusa, facilmente accessibile e soprattutto a carattere riflessivo, cioè dobbiamo riflettere sia sui dati che ci propongono la scienza e la tecnica moderna, dobbiamo riflettere anche sul senso comune che spesso riflette il passato più che il futuro della società, dobbiamo immaginare situazioni, contesti, processi nei quali le varie forme del sapere vengono a confronto e sviluppano qualcosa che diventa fattibile, credibile, legittimo, legittimante anche nei confronti dei poteri che poi prenderanno le decisioni. Quindi centralità dei saperi in tutte le loro forme, centralità dei processi riflessivi. Ora, attualmente i nostri processi democratici non sono molto adatti da questo punto di vista. La crisi della democrazia rappresentativa è particolarmente, come dire,
centrale da questo punto di vista, ma non è solo questo. In generale gli assetti istituzionali che la democrazia si è data storicamente sono poco pertinenti ad una futuribile società della conoscenza. Da qui una serie di tensioni sulle istituzioni, sulle culture politiche, sui sistemi di partito, sui comportamenti elettorali di massa e mille altre cose di questo genere. Nel frattempo tutto questo non avviene in un vuoto, ma avviene in una situazione in cui non solo in Italia, anche se in Italia più pesantemente che altrove, si taglia i finanziamenti alla cultura, si introducono censure all'informazione, comunque si mettono sbarramenti improponibili e improbabili, per esempio nell'uso dei saperi che circolano sulla rete. E quindi a tutto, diciamo, il confronto dialettico tra democrazia e conoscenza incontra una molteplicità di ostacoli, di difficoltà, in parte di natura giuridica, in parte dovuto al conflitto degli interessi, in parte dovuto al peso dei lobbismi, dei processi decisionali anche a livello comunitario. E quindi abbiamo una tematica molto vasta, molto ampia, che però sempre ha al centro questo elemento. Noi dobbiamo puntare ad una democrazia sempre più cognitiva, declinando in varie forme questa formulazione, e partendo dal lato qui forse più consono, diciamo, dei saperi, ogni riflessione su come i saperi vengono prodotti, come circolano, come vengono scambiati, come vengono risarciti, riprodotti e allargati e in qualche modo continuamente mixati deve essere al centro della nostra attenzione. Se questi processi non funzionano, anche la democrazia rischia una fortissima entropia, a prescindere poi da tutti gli altri fattori che la mettono oggi in crisi. Grazie. Bene, buongiorno a tutti. Io invece mi chiamo Ugo Mattei. E faccio giurista, sono professore all'università, alla locale Ateneo qui a Torino, e insegno diritto civile. Ho pubblicato due anni fa, ormai quasi tre, un volumetto che si chiama Beni Comuni, un manifesto per la terza, al quale ha avuto un inaspettato successo perché è caduto, ha utilizzato un termine che in questo particolare momento storico in Italia, nel momento storico che va più o meno fra il referendum del 2011 ed oggi, ha avuto una crescita esponenziale molto importante, ha significato un senso diverso dello stare insieme, un senso appunto fondato sulla condivisione e non sulla competizione o sulla concorrenza. Quell'orizzonte di senso dei beni comuni è in qualche modo la sola alternativa che è sul terreno oggi rispetto al pensiero unico, e ovviamente è una nozione che veicola un'immagine di società che potrebbe apparentemente sembrare, come dire, nostalgica o bucolica, ma che invece è un'immagine di società molto avanzata, direi quasi necessaria per andare in una direzione di una democrazia cognitiva, quale quella a cui faceva riferimento Carlo Donolo un momento fa. L'idea fondamentale dietro, per dirla molto semplicemente, questa: se io sono, ho in mano una pera e uno di voi ha in mano una mela e entriamo in uno scambio sinallagmatico di mercato, dout des, alla fine di questo scambio tutte e due abbiamo un frutto. Io avrò una pera, tu avrai una mela, tu avrai una mela, io avrò una pera, rimaniamo entrambi con un frutto. Se invece io ho un'idea e tu hai un'idea, ed entriamo in uno scambio, ci scambiamo queste idee, alla fine di questo trasferimento ognuno di noi avrà due idee. Io avrò la tua idea più la mia idea, tu avrai la mia idea più la tua idea. In altre parole, lo scambio di conoscenza è uno scambio, la condivisione di conoscenza, lo scambio di conoscenza è uno scambio generativo. Genera, cioè, qualcosa di più rispetto a quello che è uno scambio materiale veicolato dalla struttura tipica dell'economia dei contratti. Questa differente natura, se vogliamo chiamarla così, poi dopo sono tutti termini molto problematici, ma insomma questa differente natura ontologica, se vogliamo, della conoscenza rispetto ai beni materiali, ha portato tradizionalmente con sé tutta una serie di conseguenze anche nel settore che a me interessa, che è il settore del diritto.
Per esempio, la scarsità della conoscenza è qualcosa che deve essere costruito in modo artificiale. Mentre si può argomentare che la scarsità in natura esiste per determinati beni, sebbene anche questa sia una questione sempre più controversa, soprattutto guardando le cose in una prospettiva ecologica, certamente la scarsità delle idee è qualcosa che deve essere costruita artificialmente. Il diritto lo ha fatto attraverso tutta una serie di strumenti che vanno che sostanzialmente rientrano sotto la grande locuzione di proprietà intellettuale, cioè la costruzione di una struttura giuridica che produce la scarsità, che rende difficile la condivisione perché assume politicamente che esista un vantaggio dalla concorrenza e dalla competizione, che soltanto l'estrazione di valore individuale sia capace di creare degli incentivi per produrre la creatività, no? La tipica retorica che sostiene e che sorregge, no, l'ideologia della proprietà intellettuale, anche le sue origini storiche, è quella per cui se io non riesco a ricavare qualche cosa in termini di un ritorno economico dalla mia creatività, semplicemente non creerò. Immaginiamoci persone come Dostoevskij o come Kafka che mentre scrivono i loro capolavori, o come Caravaggio che mentre scrivono i propri capolavori, mentre fanno i propri capolavori, sono ossessionati dal fatto di doverne trarre un'utilità economica. È evidente che la struttura è una struttura artificiale, costruisce una natura umana diversa rispetto a quella che è la natura della creatività, veicola un'antropologia miserabile. Con questo non si vuole dire che non sia necessario farsi carico delle esigenze di coloro che creano, ma che ci si debba far carico delle esigenze di coloro che creano attraverso l'attribuzione di una scarsità artificiale rispetto alla loro creazione è un'operazione tipica della fase attuale, particolarmente amplificata, del cosiddetto capitalismo cognitivo. Cioè il capitalismo cognitivo costruisce questa scarsità e in qualche misura che cosa produce? Produce delle nuove recinzioni. Una fase storica questa che riproduce quello che un tempo è già avvenuto, per esempio rispetto alla più grande struttura della condivisione che noi abbiamo di fronte, che è la terra, no? Che cosa più della terra è una struttura di condivisione? Lo spazio, ciò che c'è intorno a noi, sia esso visto come spazio meramente fisico o sia esso visto come spazio fisico interpretato dalla nostra vita, dal nostro esistere, dal nostro stare insieme, no? Questa condivisione fondamentale degli spazi viene artificialmente ridotta attraverso l'istituto della proprietà sulla terra. La proprietà privata sulla terra, costruita in una determinata fase storica, con diversi luoghi, in diversi momenti storici, ma che ha avuto sicuramente un'accelerazione brutale nel periodo delle cosiddette recinzioni, alla fine del XVI secolo, in cui sostanzialmente tutti gli spazi di condivisione fondati sull'accesso della realtà di vita contadina, no? Quella condivisione lì viene brutalmente interrotta per introdurre viceversa un modello di esclusione, cioè un modello altro, l'opposto dell'esclusione. Rodotà parla di beni comuni come l'opposto della proprietà proprio per questo, così come la proprietà al suo interno, il seme dell'esclusione, i beni comuni hanno nella loro matrice culturale l'idea dell'inclusione e della condivisione. Allora, questo fenomeno che noi conosciamo perché è avvenuto storicamente, perché è portatore di tutta una serie di conseguenze brutali, l'alleanza fra proprietà privata della terra e statualità ha prodotto il mondo di Oliver Twist, ha prodotto sostanzialmente questo enorme sradicamento delle masse dai loro contesti, l'urbanizzazione, la produzione di massa all'interno delle officine, delle manifatture, poi via via della produzione industriale di massa. Tutto questo è una scelta istituzionale che è passata attraverso il ripudio del modello della condivisione a favore viceversa di un altro modello, che è il modello dell'esclusione e della competizione. Naturalmente qui si tratta di vicende storiche lunghissime, Polanyi le descrive benissimo, abbiamo tantissima letteratura che ormai affronta questi temi. A me una delle costruzioni che piace ancora di più nella sua descrizione è l'idea dell'accumulazione originaria che troviamo nel Capitale di Marx, ma insomma
il fenomeno è abbastanza chiaro, e oggi mi pare che rispetto alla conoscenza, cioè in questa nuova fase di capitalismo, stia capitando una cosa più o meno simile. Ma la conoscenza condivisa è fondamentale proprio perché dobbiamo renderci conto che quel modello profondamente estrattivo, cioè il modello dell'estrazione capitalistica, è un modello che è giunto al capolinea, è in tensione radicale rispetto all'ambizione di democrazia e di partecipazione di cui ha parlato Donolo prima, è una visione del mondo inaridita dal materialismo, ridotta al cittadino come consumatore, che stride con lo stesso valore fondamentale della democrazia ed è la sua, come dire, il suo anelito di partecipazione, di condivisione dell'impegno per portare avanti la vita comune. In fondo la democrazia è condivisione dell'impegno, no? Insieme troviamo modo di regolamentare la nostra vita collettiva facendocene carico, curandola. E invece la sovversione di questo modello, che è proprio la visione della politica competitiva, no? Competitive politics, che arriva dal mondo angloamericano, l'idea che è per cui la politica è ridotta a competizione fra partiti. L'elettore è qualcuno che sceglie nel mercato della politica, no? Tutto questo è una spettacolarizzazione che si basa unicamente sull'esclusione della condivisione. Non si condivide nulla, si è individualizzati e la democrazia si riduce sostanzialmente alla scelta tra un logo, alla fine, tra un'immagine, a fronte di programmi che sono tutti sostanzialmente convergenti nella direzione di far dominare l'economia e il capitale rispetto alla democrazia e alla partecipazione. Guardate che noi in Italia in questi giorni stiamo vivendo un'esperienza politica davvero davvero inquietante, non ce ne accorgiamo perché leggendo i giornali ci sembra di essere in democrazia, no? Ci sembra che esista una vita politica attiva. In realtà l'Italia è governata oggi da un governo che da 4 mesi è privo della fiducia parlamentare, eppure prende decisioni di un'importanza cruciale, e di ieri la nomina dei vertici di Cassa Depositi e Prestiti, che è la più grande banca pubblica che noi abbiamo nel paese, che controlla il risparmio, bene comune davvero, perché la massa dei piccoli risparmiatori crea un potere economico spaventoso, il risparmio postale, 230 miliardi di euro, cioè il solo luogo dove ci sono davvero soldi in questo paese, è stato ieri con un blitz, l'assemblea è stata avanzata di un mese per evitare il rischio di democrazia. Perché l'attuale accordo di potere, che è un accordo fra centrodestra e centrosinistra, cioè quell'accordo, la cosiddetta strana maggioranza, ha deciso che andava benissimo così. E questo, che è un aspetto fondamentale della nostra vita democratica, non è proprio discusso. E come questo molti altri, da mesi e mesi, la democrazia ha dimostrato di essere mera finzione. E chi si accontenta di questo portato della visione competitiva del mondo, che è la falsa competizione tra immagini politiche diverse, ma questo è stato studiato e studiatissimo, pensate alle teorie di Duncan Black sull'elettore mediano, tutta la teoria delle scelte pubbliche, voglio dire, c'è una letteratura sterminata già da anni, apologetica, premiata con i premi Nobel, cioè una letteratura che sostanzialmente considera razionale il comportamento competitivo degli attori politici e razionale il comportamento di colui che si comporta politicamente al solo fine di essere rieletto, no? Il politico razionale della teoria competitiva, della visione non condivisa del mondo, è un signore che massimizza le proprie probabilità di essere rieletto. E mentre un tempo si diceva, io me lo ricordo anche se non sono ancora proprio vecchissimo, ma mi ricordo che ancora negli anni 70, prima parte degli anni 80, si diceva, ma quel politico lì vuol solo farsi rieleggere, no? Ed era una cosa considerata un po' un disprezzo, no? Ti dava l'idea che era uno che non aveva dei valori, un'idealità, qualche cosa per cui battersi, ma voleva solo farsi rieleggere. Oggi, se voi ci pensate, quando commentiamo i comportamenti, che so io, di Obama, piuttosto che di altri politici che promettono in campagna elettorale e poi non mantengono mai quello che promettono, dice, ma per forza deve essere rieletto. Cioè, diventa atteggiamento giustificativo del comportamento, con un messaggio criptico incredibile che il politico che non pensa soltanto ad essere rieletto non è razionale,
C'è il comportamento generoso, il comportamento di chi si dà politicamente, il comportamento di chi vuole condividere, e la condivisione distrugge il potere, perché il potere è, come dire, mantenimento dell'informazione nelle mani di chi ce l'ha. Lo sanno tutti, chi conosce le informazioni ha il potere, conoscere è avere potere. La condivisione della conoscenza significa condivisione del potere, e la condivisione radicale della conoscenza è distruzione del potere. Non ci possono essere in democrazia esercizi del potere senza che funzionino, se non attraverso il segreto. Perché è l'unico modo attraverso il quale, è l'unico modo attraverso il quale il potere viene preservato. Allora, in questo quadro di senso, che è un quadro drammatico, in Italia in questi anni è esistito anche qualcos'altro. E questo qualcos'altro è l'orizzonte dei beni comuni, per l'appunto. Questo qualcos'altro ha avuto tanti ambiti di lotta, la lotta contro il neoliberismo, contro questo modello di società. Alcuni di questi ambiti sono degli ambiti più legati a una territorialità fisica, la lotta per il territorio come bene comune, ne abbiamo degli esempi anche qua vicino a noi. Nel campo della cultura in particolare è stata l'esperienza dei teatri occupati, è stata l'esperienza di quei luoghi del sapere e della cultura che sono tipici luoghi di condivisione. Il teatro è il posto in cui la società condivide, costruisce la propria immagine, la discute, la presenta. Ecco, questi teatri, che erano tutti in un modo o nell'altro oggetto o di estrazione proprietaria privata, per esempio il teatro di Roma, il Cinema Palazzo, che è stato occupato, era di una compagnia privata la quale stava facendo un casinò nel cuore della città universitaria. Questo ha prodotto oltraggio e occupazione. Il Teatro Valle, bene comune, che è stata probabilmente l'esperienza che maggiormente, essendo nel cuore di Roma ed essendo legato a tutta una serie di circostanze particolari, ha attirato l'attenzione su questo fenomeno di reale condivisione della conoscenza come bene comune, era destinato a una gestione, era stato gestito burocraticamente in modo autoritario fino a quel punto ed era destinato a sua volta a una dismissione di tipo proprietario. Se ne voleva fare, pare, un ristorante molto elegante per rappresentazioni per ricchi, cioè dividere, separare, escludere, contro includere, condividere e mettere in discussione le barriere della conoscenza. Io credo che la condivisione della conoscenza abbia una grande potenzialità di trasformazione del nostro esistere insieme, perché riesce a trasformare il mondo in cui viviamo, la nostra quotidianità. Se noi condividiamo, abbiamo già fatto in qualche modo la rivoluzione, abbiamo già cambiato il modo di vedere, senza il nostro modo di essere, senza dover aspettare il sol dell'avvenire. Per questo io credo che sia politicamente importantissimo questo tema, e è una buona cosa che se ne discuta anche in sede di Biennale Democrazia, perché tutto sommato vale la pena che di questa esperienza se ne parli. Grazie. Allora, io vorrei provare con voi ad aggiungere a quanto hanno già detto i miei due colleghi e correlatori due elementi, qualche riflessione su il processo storico e politico, le specifiche decisioni che hanno portato alla situazione che hanno descritto tutte e due, in particolare Ugo Mattei, e poi un elemento che non è stato citato velocemente da Carlo Donolo, che invece sul quale voglio soffermarmi, che è il digitale. Cioè, perché l'introduzione digitale cambia in maniera profonda, ontologica, alcune delle cose che abbiamo già sentito. Allora, rapidamente un tratteggiare come siamo arrivati a questa situazione che Ugo Mattei ha chiamato di capitalismo cognitivo. Allora, se leggete The New Industrial State di Galbraith del 67, oltre al resto lui descrive quanto sia importante la conoscenza per quello complesso industriale statale, al punto da spingersi molto ottimisticamente, se pensiamo a quello che poi è successo, a dire che le università, lui pensa chiaramente alle università americane, hanno il coltello dalla parte del manico, hanno la conoscenza, producono i funzionari indispensabili all'apparato industriale statale e quindi possono permettersi di dettare condizioni, per esempio di tutelare le scienze umane, le humanities, verso il sapere puramente tecnico. Ci rendiamo conto di quanto fosse ottimista Galbraith nel 67. Poco dopo Daniel Bell, la società post-industriale, in realtà chiamata molto rapidamente società dell'informazione, 1973, molti epigoni, e a quel punto, in quegli anni di grande trasformazione che sono gli anni 70,
dove si pongono le basi per quello che poi abbiamo chiamato globalizzazione neoliberista, si pongono, chiaramente si delinea una strategia pensata prevalentemente dagli Stati Uniti e poi implementata in maniera veramente rigorosa fino al giorno d'oggi, che sostanzialmente vede una divisione del lavoro a livello globale con una prevalenza della produzione di conoscenza negli Stati Uniti, in generale nell'Occidente, e invece la delega alla produzione, alla manifattura in altri paesi, in particolare con gli emergenti dell'Asia. Allora, per realizzare questa divisione del lavoro, frutto di un'analisi ovviamente molto più profonda di quello che vi sto facendo io adesso, cioè la ricrescita del valore complessivo dei beni prodotti fisici, della costante crescita della quota di reddito che va invece per servizi e per beni intangibili, eccetera, quindi c'è un'analisi economica molto robusta, però porta poi ad azioni politiche ben precise. Le azioni politiche sono nel campo della proprietà intellettuale, già citata da entrambi, nel campo del commercio, perché uno dei punti, gli snodi fondamentali è stato quando gli Stati Uniti impongono al WIPO, al WTO ed altri l'introduzione della tutela della proprietà intellettuale all'interno di accordi sul commercio internazionale. Ancora adesso molti giuristi dibattono del perché mai la proprietà intellettuale debba essere un capitolo di accordi di commercio internazionale, ma così capita in particolare con un trattato fondamentale che è il TRIPS del 1993, fino ad arrivare ai giorni nostri. Per esempio, avrete forse, qualcuno di voi ha sentito parlare di ACTA, che è stato oggetto di una clamorosa bocciatura, un trattato internazionale bocciato dal Parlamento europeo, e ora si sta discutendo del Trans-Pacific Partnership, sempre con lo stesso obiettivo di introdurre tutela sempre più spinta e sempre più avanzata della proprietà intellettuale all'interno di accordi bilaterali sul commercio internazionale. Tra l'altro, incidentalmente, io sono un docente universitario, come i miei colleghi che siedono di fianco a me, anche l'offerta di servizi educativi, in particolare online, si sta discutendo molto se introdurre tra le cose tutelate all'interno del commercio internazionale, all'interno del WTO. Nel qual caso, se questo capitasse, come stanno provando gli Stati Uniti a fare da diversi anni, anche l'offerta di corsi universitari online sarebbe regolata con le stesse regole con cui si regola il commercio internazionale, quindi con una forte liberalizzazione. Chiusa la parentesi. Allora, questo però processo politico e giuridico che ha portato a cosa? Ha portato a un fortissimo rafforzamento della tutela della cosiddetta proprietà intellettuale, termine su cui ci sono forti critiche anche proprio sull'uso del termine, ma sostanzialmente per quello che interessa a noi sono il diritto d'autore e i brevetti. Entrambi questi strumenti hanno progressivamente, nel corso di questi 30 anni, quindi veramente l'arco storico che vi ho accennato, sono diventati progressivamente sempre più tutelati, fondamentalmente da due punti di vista: una durata sempre più lunga e una tutela che cerca sempre di più di entrare in ambito penale per offrire la sanzione più incisiva sia per le violazioni brevettuali sia per le violazioni del diritto d'autore. Allora, quando io dico ai miei studenti al Politecnico che devono fare nell'ambito di un corso dei blog online e gli spiego i rudimenti del diritto d'autore, gli spiego quello che state scrivendo su questo blog sarà tutelato fino a 70 anni dopo la vostra morte, quindi augurandovi una vita media ampiamente più di un secolo, ridono. La reazione è una risata, perché non riescono a capire come sia possibile che la tutela automatica offerta dallo Stato, da tutti gli Stati in realtà, sia così lunga. Quindi, primo punto, una tutela pensata per l'industria culturale antica che automaticamente adesso riguarda quasi tutte le persone che vanno online, perché in realtà ormai, grazie alle reti sociali, una larga parte di coloro che frequentano internet, che ormai sono 2,5 miliardi più o meno, producono dei contenuti che, anche se loro non se ne rendono conto, sono automaticamente protetti dalla legge sul diritto d'autore, appunto con una tutela così lunga. È una tutela molto forte, perché appunto è la tutela che vuole scoraggiare la violazione della scarsità artificiale di cui parlava Ugo Mattei, con sanzioni sempre più incisive. C'è anche l'ambito brevettuale, che non tocco in questo ambito, ma anche in ambito brevettuale in questi ultimi 20 anni c'è stata un'espansione dell'ambito di ciò che è considerato brevettabile, che è entrato tranquillamente nell'ambito delle pure idee astratte, come dimostrano anche cause celebri come quella Apple-Samsung, dove l'oggetto del contendere brevettato a volte è semplicemente una forma rettangolare con degli angoli arrotondati. Allora, questa tutela molto forte, per rendere scarso ciò che in realtà per sua natura, come diceva Ugo Mattei, non lo è, cioè non rivale, come dicono gli economisti, nel senso che io posso concoderne senza che qualcun altro venga escluso, e non è escludibile, questo processo arriva fino ad oggi, però capita proprio storicamente, esattamente nei decenni in cui la rivoluzione digitale
si articola e si diffonde a livello mondiale. E questa introduce delle contraddizioni fortissime. Non fosse capitata, questo processo avrebbe continuato senza contraddizioni interne, contraddizioni politiche e ricadute molto gravi di altro tipo, ma non avrebbe questa contraddizione interna prodotta dal digitale. Che in cosa consiste? Quando Ugo Mattei diceva l'idea che io ho e che tu puoi avere, entrambi finiamo con un'idea che tra l'altro è di Ennio, ripreso da Cicerone e ripreso da Jefferson, quindi con questa catena di citazioni che arriva al giorno d'oggi, la famosa immagine della candela che illumina l'altra candela, che accende l'altra candela. Allora, col digitale, quindi con lo scorporo del contenuto cognitivo dall'oggetto fisico, questo è l'oggetto libro che ha un contenuto incorporato in questo rettangolo di carta, con lo scorporo capita qualcosa di decisivo, cioè capita il fatto che se qualcuno mi prende questo libro mi sta compiendo un furto, io non ho più questo libro. Se invece questo libro è un file e questo file viene copiato, io continuo ad avere il file, esattamente come l'idea è come la candela di Ennio, di Cicerone, di Jefferson. Allora, nel momento in cui la copia non è un furto, contrariamente a quello che dice certa propaganda in questo ambito, cambia il principio stesso su cui si posa il diritto d'autore. Cioè, nel momento in cui io posso dare a qualcuno una copia senza privarmi della copia originale, qualcosa di fondamentale è cambiato. Un modello di business per l'editoria, per la musica, per la cinematografia, per l'editoria scientifica, eccetera, può entrare in crisi, ma è un altro discorso, un discorso di cui dobbiamo tenere conto, però è un altro discorso. Allora, nel momento in cui io posso copiare e creare nuova conoscenza grazie alle macchine digitali in maniera perfetta e fare migliaia di copie, milioni di copie e distribuirle grazie a questa rete chiamata internet in tutto il mondo, si abilitano dei comportamenti, di nuovo la parola citata spesso da Ugo Mattei, dei comportamenti collaborativi in maniera molto più facile che in passato. La collaborazione è sempre esistita, anche nell'ambito della conoscenza. L'Oxford English Dictionary fu costruito con una procedura che noi chiameremo adesso di crowdsourcing, grazie a migliaia di lettere e di segnalazioni che arrivavano. Quindi chiaramente si poteva fare anche prima, ma grazie a internet diventa molto più facile collaborare, e qui le esperienze ormai consolidate da decenni, cioè in particolare una è quella del software libero, quindi tutto il mondo del software, GNU Linux e le altre applicazioni di software libero prodotte dalla collaborazione libera di persone che molto spesso, non per motivazioni pecuniarie ma perché hanno piacere di farlo, hanno costruito qualcosa che rivaleggia con colossi industriali come Microsoft, oppure in anni più recenti una collaborazione di utenti in tutto il mondo che hanno fatto, ripreso un ideale illuminista con quello dell'enciclopedia e portato nel XXI secolo tutto basato sul volontariato e la collaborazione. Quindi il digitale, il fatto di poter replicare, diffondere informazione svincolata da un supporto fisico, ha abilitato tutta una serie di attività di collaborazione importanti, e non è un caso quindi che il discorso sui beni comuni, in inglese noti come commons, sono tornati prepotentemente nell'ambito digitale, un termine molto importante, un concetto che dietro il quale ci sono ormai una produzione scientifica e giornalistica molto ampia, proprio perché il digitale modifica il modo in cui la conoscenza viene prodotta, diffusa e anche, lo citava Carlo Donovo, riutilizzata. Il riutilizzo della conoscenza grazie al digitale è molto più facile di quanto non era già possibile prima, chiaramente, ma è molto più facile di quanto non fosse in passato. Allora, con questo cambiamento portato dal digitale partono vari movimenti che sono in larga parte, hanno molte somiglianze, ma molto spesso sono gruppi di persone differenti, alcuni li ho già citati: il movimento del software libero o del software open source, il movimento che riguarda direttamente noi come accademici dell'open access, quindi l'accesso alle informazioni scientifiche, quindi uno specifico ambito industriale che è quello dell'editoria scientifica, Elsevier, Springer, Wiley, eccetera, fino ai più piccoli, dove ricercatori e bibliotecari propongono la condivisione di quello che è il prodotto della ricerca scientifica, che per definizione dovrebbe essere pubblico e accessibile a chiunque, soprattutto se pagato con soldi pubblici, oppure il movimento delle open educational resources, cioè del materiale didattico educativo, di nuovo tipicamente bibliotecari e alcuni docenti che vogliono mettere a disposizione il materiale didattico perché chiunque ne possa accedere liberamente. Oppure ancora il desiderio di portare nel XXI secolo l'idea della biblioteca, la grande idea della biblioteca pubblica che nella sua forma moderna nasce in ambito anglosassone negli anni 30 dell'Ottocento,
biblioteca pubblica di Boston, free for all, libero per chiunque, chiunque può accedere liberamente senza mostrare documenti se non la testa della bibliotecaria, e viene portato invece in ambito del XXI secolo con iniziative, alcune private, Google Books, bloccata da una grande controversia giuridica proprio sul diritto d'autore, oppure oggi è il 13 di aprile, il 18 di aprile, quindi tra 5 giorni a Boston, avrà il lancio ufficiale della Digital Public Library of America, un'iniziativa, un consorzio di università e di altri attori che vogliono fornire l'equivalente digitale della Boston Library o della New York Public Library del XXI secolo, reso possibile proprio da questo scorporo della conoscenza dal suo sostrato fisico. Si potrebbero citare ancora gli open data, quindi la possibilità che la pubblica amministrazione renda disponibili dati, i tantissimi dati che ha a disposizione nei più grandi ambiti per gli usi non soltanto economici ma anche civili, oppure ancora movimento come movimento di Creative Commons, appunto i commons creativi, che sono una specie di strumento giuridico che ha permesso di attenuare l'impatto giuridico che abbiamo descritto prima, estremamente protettivo, estremamente lungo, dando agli autori la possibilità di dire: voglio rinunciare a questa tutela molto ampia perché in realtà voglio favorire la diffusione, la condivisione e così via. Allora, con un processo storico-politico, che è quello che vi ho tratteggiato, che non dà ancora segno di cambiare, perché a ogni eventuale fallimento come ACTA si ripropone immediatamente un nuovo strumento come appunto Trans-Pacific Partnership, quindi questo sembra continuare, soprattutto gli Stati Uniti sono il motore primo, ma anche l'Unione Europea continua a essere abbastanza nello stesso filone nonostante la bocciatura di ACTA. Questo processo storico che continua e le contraddizioni introdotte dal digitale, che continuano a essere affrontate in maniera o su base privata come Creative Commons o in maniera assolutamente episodica, devono portare a una qualche forma di redefinizione di un patto sociale nell'ambito della conoscenza. Cioè c'è bisogno di, prendendo atto del digitale, provare a ridefinire un bilanciamento tra i diritti, si dice molto spesso degli autori, ma dobbiamo riconoscere chiaramente sono diritti fondamentalmente dell'industria culturale, in ambito editoriale, in ambito musicale, in ambito cinematografico, eccetera, con i diritti degli utenti, quindi con i diritti dei cittadini, anzi, per utilizzare rafforzare il collegamento con quello che diceva Carlo Donolo, riconoscendo questo principio fondamentale che adesso si può diffondere la conoscenza senza sottrarla a nessun altro, e quindi per alcuni è addirittura un imperativo etico renderlo possibile almeno per usi personali non commerciali, quindi non toccando l'ambito strettamente commerciale. Chi vuole ancora operare come un trattatore commerciale vale ancora il copyright attuale, una forma modificata del copyright attuale, ma per il singolo cittadino che vuole fare l'atto di dare la versione digitale di questo libro a qualcun altro, per titolo puramente personale, dovrebbe essere lecito. Allora, questo però non è una cosa che riguarda soltanto i giuristi o gli esperti addirittura di proprietà intellettuale, come diceva Carlo Donolo e sottolineava Ugo Mattei, è in realtà una rilevanza molto più ampia. Non è soltanto una questione di modelli di business, si discute anche di quello, non è solo una questione strettamente giuridica, è una questione che è profondamente democratica. E con questo mi fermerei. Forse la cosa più migliore sarebbe se ci sono, abbiamo più spazio possibile al dibattito, magari se ci sono delle domande che provengono dal pubblico, poi noi possiamo raccoglierne qualcuna, poi possiamo fare magari un rapido giro di chiusura sulla base però dell'input che arriva da voi. Siccome non so se c'è un gelato, allora ecco, se alzate la mano vi portano il gelato. Ma ce n'è una? Volevo fare una domanda soprattutto a Juan Carlos De Martin sulla Creative Commons. Visto che la licenza Creative Commons attuale si basa molto sul modello americano di Common Law, quali sono le prospettive, quali sono gli impegni per adattarla ai diritti nazionali come mi sembrava fosse in progetto? Buongiorno, io volevo fare una domanda riguardo al caso di Google Books.
Nel senso, con tramite la diffusione di questi nuovi supporti digitali che appunto permettono una maggior diffusione e condivisione della conoscenza, cioè, volevo capire, rispetto a quando ha detto il professor De Martin, che all'incirca, ad oggigiorno ci sono circa 2 miliardi di persone che hanno accesso ad internet, nel senso, questa condivisione permessa dai nuovi supporti, nel senso, non risulta di essere in un certo modo magari autoreferenziale verso chi quella conoscenza comunque già la possiede, perché sicuramente magari la diffusione che c'è stata in Africa tramite gli smartphone e tutto, cioè lo strumento stesso della piattaforma che può essere uno smartphone che permette di accedere alla conoscenza, non è adatto magari a leggere un libro e quindi non, in un certo senso magari non permette appunto questo aumento, diciamo, della platea di soggetti che possono accedere alla conoscenza. C'è una rozzata là. Buongiorno, dunque a noi è sorta una questione relativa, insomma una domanda relativa al mondo dell'editoria soprattutto universitaria e scientifica, proprio perché sappiamo di quanto sia importante per un autore pubblicare e pubblicare anche per quelle riviste, per quelle, attraverso quelle case editrici che garantiscono un certo ritorno dal punto di vista della qualità garantita e quindi della nomea per cui si pubblica. E quindi noi ci stiamo chiedendo come sia possibile in qualche modo provare a scollegare tutta la questione del pubblicare in modo utile al ritorno per il professore universitario dalla questione economica e quindi dagli eventuali meccanismi che sappiamo essere particolarmente complessi dell'editoria universitaria. Grazie. Salve, io volevo chiedere sul caso Wikileaks, che sembra avere alle basi una richiesta di maggior conoscenza di segreti dello Stato da parte del popolo. Tuttavia l'uscita sulla rete di documenti segreti ha causato instabilità nei governi e quindi, come dire, una maggior fragilità di questi. Quindi mi sono domandata sulla giustizia di quest'atto di far uscire dei documenti che avrebbero dovuto rimanere segreti, o è giusto che siano usciti per la conoscenza appunto comune. Ok, iniziamo magari a rispondere. Io volevo fare una domanda di carattere leggermente più generale, cioè rispetto alle problematiche che voi avete sottolineato, sia di tipo politico che più strettamente culturale. A me sembra che oggi ci sia una forte insofferenza, non solo in Italia ma nel mondo, rispetto a queste problematiche, su due fronti almeno distinti, che sono molto ben rappresentati oggi in Italia. C'è tutto il fronte più classicamente progressista, che arriva a una critica di quel modello economico, che poi è anche un modello culturale, da una prospettiva post-marxista sostanzialmente, però poi c'è tutto un movimento di critica, magari più disarticolata, magari meno classicamente definibile come politica, che si può per esempio vedere dentro vari movimenti come Occupy o Anonymous e quant'altro. E io trovo molto preoccupante il fatto che questi due mondi sembrino proprio non riuscire a comunicare, non riuscire a capirsi, perché forse esprimono due paradigmi diversi di analisi della realtà. Questo in Italia, per esempio, oggi attraverso, non so, tutto il campo progressista e la contrapposizione che è sempre più frontale rispetto al Movimento 5 Stelle, ma potrebbe essere qualsiasi altro tipo di manifestazione politica che però parta in una qualche misura da un altro paradigma politico. Come si può superare questa divisione, se è possibile? Non è necessario fare anche un lavoro e anche uno sforzo da parte del campo progressista nel superamento forse di un certo modo di leggere la realtà, nel cercare di costruire, avendo una tradizione molto più lunga e dovendo
si suppone avere strumenti culturali molto più solidi, molto più testati dalla storia. Non sta forse a lui costruire un ponte di comunicazione vero, reale, rispetto a questi nuovi campi che si vanno formando? Perché sennò il rischio, a mio modo di vedere, è quello di una frattura che diventi incolmabile e che depotenzi bene o male entrambi i campi. Allora, identifico le domande più specificamente rivolte a me. Allora, per quello che riguarda Creative Commons, domanda molto tecnica, tra l'altro ha fatto l'ingegnere, un tecnico giuridico ha fatto l'ingegnere, che chiaramente, però le posso dire quello che il nostro gruppo di lavoro, guidato invece da un giurista come Marco Ricolfi, ha fatto, nel senso che le licenze Creative Commons nascono in ambito americano, come peraltro le licenze sul software libero erano già nate da parecchi anni in ambito americano. Le licenze su software libero, come la General Public License, avevano già avuto una sentenza in ambito europeo, da corti per esempio tedesche, che riconoscevano la validità, nonostante fossero in inglese e nonostante fossero chiaramente ispirate al modello americano. Quindi anche Creative Commons avrebbe potuto seguire quella strada, invece ha scelto la strada di traduzione nelle lingue nazionali e adattamento al sistema giuridico, cosa che noi abbiamo fatto a dicembre 2004. Quindi le licenze Creative Commons italiane sono già state, hanno già avuto questo processo di adattamento laddove abbiamo ritenuto necessario, e quindi questa sarebbe la mia risposta su questo punto. Poi altra, in realtà non voglio trattarvi io tutti i punti, la cosa forse più direttamente legata a me potrebbe essere Google Books, visto che ho citato la Digital Public Library of America. Certo, c'è il problema del divario digitale, cioè di coloro che non hanno accesso a internet, non hanno i dispositivi o non hanno anche, ricordiamoci che c'è anche un divario culturale, perché l'analfabetismo, come l'analfabetismo in senso stretto e quello funzionale, di cui parla sempre giustamente Tullio De Mauro riguardo l'Italia, è tutt'altro che sconfitto, anche nei paesi sviluppati. Quindi è chiaro che la celebrazione per un'iniziativa come la Digital Public Library of America deve costantemente andare a pari passo con il ricordarci di tutti coloro che restano fuori per motivi economici, per motivi infrastrutturali, per motivi culturali, da questa potenziale abbondanza di conoscenza. No, passerei, per non monopolizzare le risposte, WikiX o le altre, chi vuole intervenire. Sì, non ci sono domande specifiche, però nell'ultima in particolare, quella più politica, diciamo così, si interroga sul rapporto possibile tra diverse culture politiche, entrambe che si definiscono progressiste, poco in grado oggi di comunicare. Certamente quella della sinistra storica, che forse non merita più questo nome naturalmente, perché giustamente si parla di progressismo per dire una cosa un po' più vaga e generica, ma che in qualche modo si fa una tradizione vagamente socialdemocratica, aveva un'idea di società molto diversa da quella che ha l'altra componente. La prima era una società molto strutturata per classi, con grossi gruppi sociali, molto organizzati, molto sindacalizzati, diciamo un modello di tipo neocorporativo, per dire tutto, degli interessi, in cui quindi il partito di massa era in grado di intermediare, di interpretare questi interessi, di trasferirli nella decisione e nella programmatica politica. Diciamo questa faccenda tende a non funzionare più da tempo, direi. Nel caso italiano non è mai esistita, propriamente parlando, se non forse delle cosiddette regioni rosse, che però sono anche esse in profonda trasformazione. Questa, diciamo, eredità poco elaborata e che semmai è stata contaminata negli anni recenti dall'accettazione di dottrine di tipo liberistico, sostanzialmente, in parte intermediate dalla risposta ai imperativi dell'Unione Europea, in parte il problema dell'apertura alla globalizzazione, in parte la fine di un'elaborazione progressista culturale, quindi per forza la subalternità qui a Torino, la città di Gramsci, inutile dirlo, insomma, l'egemonia di qualche, è passata a qualche di un altro, rendono quella cultura abbastanza, non soltanto un po' obsoleta, ma anche poco efficace, poco incisiva sui processi nuovi che pure si manifestano nella società e nell'economia. L'altra componente, quella a cui il signore accennava, indubbiamente sembra alludere a un paradigma diverso, ma sarebbe difficile formularlo, metterlo per iscritto questo paradigma, no? Si può parlare forse in qualche caso di
più sullo sviluppo sostenibile o addirittura più sulla decrescita variamente declinata, certamente nuovi stili di vita, certamente un nuovo modo di intendere il rapporto col lavoro, certamente un diverso rapporto con la natura, quindi cambiano molte cose indubbiamente. Non direi che ne esistano formulazioni tali che siano riassumibili in una formuletta, perché anche lì ci sono naturalmente scuole, tendenze, passioni molto, molto diverse, forse anche tendenzialmente incompatibili, è un magma in ebollizione. Indubbiamente può essere la forza trascinante del mutamento, diciamo, delle categorie con cui pensiamo alla politica, il governare e i beni comuni. E qui giustamente Ugo diceva, i beni comuni sono il grimaldello che un po' potrebbe essere sia il ponte tra queste due culture, se funziona, o altrimenti semplicemente qualcosa che scassa le vecchie strutture che comunque non funzionano più. Diciamo che un punto che si può qui sottolineare è questo: è stato giustamente detto che per quanto riguarda la conoscenza ci sono strategie di non condivisione, di appropriazione principalmente, di nuova recinzione, diciamo. Quindi diciamo una grande massa della popolazione dei cittadini tende a essere esclusa o resa poco partecipe della produzione e della diffusione della conoscenza. Attenzione però che c'è anche l'altro aspetto che tu citavi, almeno altre due componenti molto importanti che giocano un ruolo fondamentale proprio in questo dibattito tra vecchio e nuovo nella cultura progressista, cioè da un lato il fascino di culture di tipo tecnocratico, quindi presuppongono una divaricazione forte tra chi sa e chi non sa, tra chi è competente e chi non è competente. In fondo il politico, cioè la decisione, viene lasciata ai competenti, gli incompetenti hanno poco da dire, se non dopo, eventualmente potrebbero mugugnare un pochino, ma dopo eventualmente, no? Quindi depotenziati completamente. L'esperienza che abbiamo avuto, non tanto del governo Monti, ma in generale con l'Unione Europea, forse più significativa, dimostra i limiti di questo approccio tecnocratico alla trattazione dei problemi che ha il mondo oggi, e diciamo questo è un fronte che qui in Italia è difficile discutere, perché da un lato tutti i ruoli professionali hanno una scarsissima autonomia, sono dipendenti dalla politica, sono conniventi, si potrebbe dire, o hanno strutture fortemente corporative, i saperi tecnici, o sono, stanno dentro un sistema spartitorio di connivenza con la politica. In generale si è visto che il rapporto tra tecnica e politica in Italia funziona molto male, perché la tecnica si politicizza nel senso deteriore del termine, mentre la politica resta tranquillamente ignorante delle materie che dovrebbe trattare. Quindi questo aspetto della tecnologia è un punto importante, perché rafforza quell'elemento di recinzione, di esclusione, di non condivisione, quindi questo è un punto importante. Quindi c'è da vedere se i nuovi movimenti aggrediscono questo tipo di tema, e credo che sia abbastanza presente nei loro discorsi, ma ci vuole molto di più, credo, per essere efficaci. Poi c'è un altro aspetto, che comunque c'è anche la produzione di massa di ignoranza, questo problema della incapacitazione, in particolare dell'analfabetismo funzionale. Secondo i dati di De Mauro che tu citavi, diciamo, è veramente in una città come quella italiana qualcosa di assolutamente patologico. Si arrivava al 70-75% della popolazione che non è in grado di intendere il significato di una proposizione minimamente complessa, calcolando la percentuale comunque di diplomati e di laureati che comunque ci sono nella nostra società, è una cosa abbastanza impressionante. Adesso prendiamola pure soltanto come un indicatore di un problema. Qual è il problema? C'è una produzione sociale di ignoranza. Ecco, questo è in parte ottenuto attraverso il primato di saperi tecnocratici, attraverso un movimento di esclusione, attraverso tutti i meccanismi giuridici istituzionali che sono stati illustrati. E c'è una difficoltà di socializzare i saperi e le competenze. Credo che il tema del futuro sarà quello di avere cittadini competenti, molto più competenti che nel passato. Ora, nel passato avevamo un qualcosa, a parte le grandi organizzazioni di massa che trasmettevano un po' di questi saperi, un po' di queste competenze, c'erano i grandi conflitti. Il conflitto è il grande produttore di conoscenza, e questo evidentemente in questo momento, per vari motivi, Occupy compreso, pur facendogli tutti gli auguri, non è stata ancora in grado di incidere fortemente su questo tipo di processi escludenti. Però certo questo segnala se non altro il tema del prossimo futuro. Grazie. Il conflitto
che il conflitto produca conoscenza, ne abbiamo qui in Valle di Susa una dimostrazione straordinaria, nel senso che il livello di sofisticatezza, di cultura delle popolazioni rispetto al progetto saccheggiatorio che stanno subendo si è andato sviluppando proprio con una condivisione di conoscenza non basata soltanto sulla rete, ma basata anche sulla fisicità. E questo è un punto secondo me importante, alla domanda, quella che è stata posta, la prima che è stata posta, che mi pare che in qualche modo veicoli l'idea dell'imperialismo della rete. Cioè, è vero che la rete, soprattutto laddove utilizzata in luoghi a gap tecnologico molto sostenuto, contiene al suo interno tutta una serie di strutture ideologiche molto forti. Quindi se la rete diventa un fine e non un mezzo, ed è molto difficile tenere separati i fini e i mezzi, produce a sua volta una forte ideologia della quale bisogna stare molto attenti. Io nel libro sui beni comuni quella parte l'ho intitolata per esempio "I tonni e la rete", proprio perché c'è una credulità insita nell'essere fruitori consumatori di rete, nell'ideologizzarla eccessivamente. A me interessa molto per esempio la dialettica che esiste fra questi grandi movimenti di resistenza globale di cui faceva riferimento Juan Carlos, che sono importantissimi nel tenere alta l'attenzione globale nei confronti di questi tentativi dei grandi legislatori neoliberali, che sono tutti grandi legislatori privati sostanzialmente, o che comunque controllano gli apparati pubblici, di andare sempre più nella direzione di un riformismo neoliberista, quindi privatizzatorio, e come dire, la produzione di intelligenza collettiva di quanti resistono, dalle biblioteche, da Wiki e tutti i vari modelli che sono stati evocati. Tutto questo però deve essere accompagnato da una consapevolezza fisica territorializzata, perché noi siamo degli animali comunque fatti di carne, di ossa, di sudore, di odori, non so come dire. Costruzione dell'umano come mera comunicazione mentale astratta è estremamente pericolosa, perché la condivisione fisica è il luogo della potenza politica, e questo non deve essere minimamente sostituibile attraverso la comunicazione della rete. La comunicazione della rete può aiutare la costruzione di comunicazione, ma la condivisione è attività primariamente fisica: vivere insieme fisicamente, occupare degli spazi insieme, conoscere questi spazi, curarsi di questi spazi, sono tutte attività collettive, non sono attività che fai ossessionato seduto davanti uno schermo di computer mandando un'email al tuo vicino di ufficio, non so come dire. Questo tipo di cosa va tenuta fortemente presente. E questo è certamente quello dell'etnocentrismo, dell'imperialismo dei diritti individuali, di tutta una serie di valori che sono veicolati dal modello egemonico che controlla anche il modello della rete, perché è stato detto dalla prima domanda, insieme al common law circola anche una certa visione reattiva delle istituzioni, una certa visione fortemente astratta della proprietà e defisicizzata. Quindi ci sono tutta una serie di valori che vengono trasferiti in luoghi nei quali gli apparati valoriali sono completamente diversi, in rapporti di potere non equilibrati, e quindi questo comporta, diciamo, tutta una serie di rischi anche per la democrazia. La domanda, questa mi si lega un po' all'altra domanda che è stata fatta su Wikileaks e sul potere. Il potere, una visione del mondo informata ai beni comuni, è una visione che sostituisce la categoria dell'esclusione con la categoria dell'inclusione, ok? E la categoria della concentrazione del potere con la categoria della diffusione del potere medesimo. In altre parole, laddove tanto la proprietà quanto la statualità sono modelli di concentrazione del potere decisionale e di esclusione da confini, il modello dei beni comuni, opposto tanto della proprietà quanto della sovranità statale, condivide, ok? Quindi include invece di escludere e diffonde invece di concentrare dal punto di vista del potere. Il potere tanto più è diffuso, tanto meno è potere. Non c'è dubbio, cioè la diffusione del potere lo rende molto meno potere. Il potere quanto più è concentrato, tanto più è autocratico, tanto più è in qualche modo forte.
quando nel 1919, fine del 19, inizio degli anni 20, Lenin per la prima volta denunciò i trattati segreti internazionali, le cancellerie delle diplomazie di tutto il mondo reagivano come ha reagito la nostra amica. Cioè ha detto sostanzialmente, ma qui c'è un ordine che viene sovvertito. Questi trattati segreti internazionali devono restare segreti perché soltanto il potere tenuto segreto è in grado di mantenere la stabilità. E poi successivamente, oggi, consideriamo invece che i trattati internazionali segreti non esistano, debbano essere invalidi, sono cambiati i valori giuridici grazie a quella mossa rivoluzionaria che Lenin fece in quel particolare momento. È uno degli aspetti, se vogliamo, della trasformazione del capitalismo in modo riflessivo rispetto alla trasformazione utopistica forse della prima parte della rivoluzione socialista. Ecco, io credo che sia indifendibile il segreto. Il segreto generalizzato, il segreto universalizzato, il mantenere tutti all'oscuro delle cose, la menzogna, perché poi il segreto, la controparte del segreto è la menzogna, sono l'antitesi della democrazia. E quindi non ci deve essere alcun tipo di paura nel pretendere la verità e l'apertura. Questo comporta la necessità di essere rivoluzionari. Lo diceva già Gramsci, la richiesta della verità e la richiesta dell'apertura, il rifiuto del segreto è lotta al potere. E la democrazia deve essere fine del rapporto di potere e inizio di un rapporto nuovo, di un mondo nuovo fatto di rapporti differenti. Questo secondo me è molto importante. E la paura dell'instabilità è del tutto irrazionale di fronte a un dispositivo che ci sta portando tutti quanti allo schianto. Quindi siamo di fronte a dispositivi che devono essere destrutturati. Devono essere strutturati perché è necessaria una radicale inversione di rotta. Il che mi porta a quell'ultima domanda molto interessante dei rapporti, su cui ha già detto qualcosa Donolo, dei rapporti fra la cosiddetta, diciamo, sinistra storica, che possiamo chiamare anche sinistra riformista, costruzione terminologica, veicolo di senso che in qualche modo serve a delegittimare chi è davvero di sinistra, quello diventa radicale, massimalista, no? Mentre riformista evoca un significato, un senso più tranquillizzante, ma sostanzialmente esiste invece un mondo altro che è ancora certo molto difficile, perché è il mondo che dobbiamo costruire, che è il mondo di quelli che hanno capito che in realtà la struttura economica e politica della realtà, così come ci viene proposta dalla società dello spettacolo, è una forma di suicidio collettivo e bisogna invece con coraggio prendere una via opposta. Via opposta che si chiama riconversione ecologica dell'economia, che si chiama modelli di decrescita controllata, che si chiama condivisione di meno risorse, che si chiama rifiuto del consumismo, che si chiama rifiuto del potere, che si chiama, insomma, tutto quello che è un mondo più bello, di qualità, nel quale è più bello stare, che esiste già nelle pratiche, nella vita di tante persone, in esperienze anche di occupazioni, di visioni, di immaginazione differente, che stanno sperimentando modelli di un pubblico diverso. Oggi la sfida è quella di trasformare questa visione e altra in assetti istituzionali possibili, percorribili. Per farlo occorre uno studio enorme, occorre uno sforzo di comprensione critica faticosissima, occorre un impegno profondo e collettivo in una direzione di un sapere che esiste già, che è intelligenza collettiva, che va messo insieme, che va veicolato in forma, in forma istituzionale, che deve diventare una nuova visione istituzionale, fortemente alternativa e assolutamente possibile. Sull'ultima questione, un po' più tecnica, dell'editoria universitaria, io non sono un esperto della cosa, quello che penso, e che è una cosa molto importante, è che molto spesso si confonde la strutturazione della proprietà intellettuale in quanto possibilità di trarre, come dire, di mantenimento in vita di un'attività economica che è sotto forma di rendita, qual è l'attività di quegli editori che per esempio si basano unicamente sull'adozione dei testi universitari da determinati corsi dei loro allievi. È una strutturazione della rendita, non c'è dubbio, così come tutta la proprietà privata è una strutturazione della rendita. E il problema della rendita va messo al centro della questione. Allora, è evidente che
è utile il lavoro che fanno gli editori universitari sotto una, tutta una serie di prospettive, ma è altrettanto evidente che il fatto di consegnare quella rendita scarica sulle spalle degli utenti deboli, che sono gli studenti, che vengono tenuti sostanzialmente separati dall'accesso a una conoscenza condivisa. Una visione dell'università e della conoscenza come bene comune dovrebbe includere anche un modo di trasferimento e di costruzione di sovvenzionamento dell'accesso ai libri, che può essere fatto in vari modi, può essere fatto attraverso l'amplificazione di borse di studio se pensiamo che sia importante mantenere l'editoria così com'è, può essere fatta attraverso forme differenti, ma è un punto che, lo diceva benissimo De Martin prima, deve essere messo al centro della riflessione, perché chiaramente di fronte alla rivoluzione del sapere, la rivoluzione digitale, di fronte alle praterie di trasformazione culturale, politica ed economica che abbiamo di fronte, che dobbiamo cavalcare, perché se non le cavalchiamo ci schiantiamo, non possiamo farci carico in modo eccessivo di quelle che sono le tutele di rendite, per quanto siano rendite magari meno antipatiche, meno odiose di altri. E quindi, pur considerando con tutto il rispetto necessario quella che è l'attività di chi produce testi universitari, è necessario metterci intorno a un tavolo e far sì che questa rendita non escluda la possibilità di conoscere e di accesso dei capaci e meritevoli all'istruzione superiore. Siamo nuovamente di fronte alla visione che i nostri costituenti ci hanno consegnato. Se me lo consentite, aggiungo su questo punto solo qualche parola, perché in realtà la nostra persona che ha fatto la domanda parlava anche della separazione potenziale, della segnalazione della qualità di un lavoro scientifico dall'attività editoriale, che è un tema molto, molto complesso, perché è il tema con cui il sistema scientifico nel suo complesso, che include anche gli editori, nel corso di 4 secoli ha strutturato le modalità di segnalazione della qualità della produzione scientifica. Discorso molto complicato che temo vada al di là del poco tempo, ormai pochi minuti che abbiamo, però effettivamente il digitale anche in questo ambito potenzialmente scardina il sistema consolidato, perché potrebbe essere che mentre prima la carta imponeva ho un certo numero di pagine per numero di rivista o di libro e posso contenere soltanto un certo numero di articoli, quindi devo per forza introdurre una scarsità imposta dalla carta, e quindi per introdurre un filtro, chiaramente la comunità scientifica si organizzava con strutture complesse, le loro societies, accademie e così via, per decidere che cosa andava pubblicato e che cosa no. Il digitale potrebbe dare la possibilità di dire: ma perché non, chiunque vuole dare un contributo scientifico non lo dà, lo pubblica online visto che è così facile, e poi dopo c'è un meccanismo di segnalazione della qualità, e questo potrebbe proprio essere il futuro anche delle associazioni professionali scientifiche, di segnalare nell'ambito di tutto ciò che è stato pubblicato, questo rientra a nostro avviso sopra un certo livello di qualità, che però scade nel sistema attuale. Il sistema attuale è l'editore che dice: dai a me i contenuti, ci penso io con i miei meccanismi, coinvolgendo, cooptando la comunità scientifica a selezionare e a pubblicare in cambio di un ritorno economico. Però appunto non è soltanto il ritorno economico su cui si è concentrato in particolare Ugo Mattei, c'è anche il meccanismo di come funziona la comunità scientifica, che è una comunità sofisticata, complessa, dove ciascuno di noi siamo docenti universitari, il prestigio, il potere è anche strettamente legato al mondo dell'editoria. Essere editor in chief di una rivista importante ha una ricaduta personale molto consistente. Quindi volevo solo dare atto che la domanda andava anche in quella direzione. E poi, anche per introdurre un piccolo elemento di discordia all'interno di un panel altrimenti troppo omogeneo, in realtà la contrapposizione che fa Ugo Mattei tra chi sta davanti allo schermo e chi sta nel mondo fisico è una contrapposizione che non esiste, nel senso che la collaborazione si può benissimo fare online, e in certi casi anche solo online. Se voglio collaborare al kernel di Linux, lo faccio con altre migliaia di persone in giro per il mondo e magari ne incontrerò soltanto qualcuno molto raramente. Però ormai studi dopo studi dimostrano che chi è attivo online, facendo software libero, contribuendo a Wikipedia, in altri tipi di attività, anche è strettamente correlato con un tasso di attività politica, volontariato, associazionismo, eccetera, nel mondo fisico molto più alto. E anche, contrariamente a quello che si pensava una volta, dove si immaginava che grazie agli schermi la gente avrebbe smesso di viaggiare, in realtà c'è una correlazione
positiva che chi partecipa online a delle attività alla fine viaggia di più e si sposta fisicamente per la condivisione fisica che invece ha sottolineato Ugo Mattei. Quindi quello che anche in ambito politico, pensiamo alla forma partito, che andrà sicuramente ripensata in profondità, la contrapposizione che spesso compare anche sui giornali, mondo fisico, mondo reale, in realtà è un pensare come compenetrarli, come arricchirli a vicenda, come tra l'altro anche l'esperienza della Gisusa sta capitando, la presenza online, senza la presenza online sarebbe stato molto più difficile avere quell'esperienza. Sì, io consideravo il fatto di non viaggiare una delle poche ragioni buone del fatto della comunicazione digitale, perché mi sembra che si dovrebbe andare verso una società un pochino più stanziale se vogliamo andare verso un modello di sostenibilità, però insomma possiamo condividere tutto quanto. Grazie mille, chiudiamo così, grazie mille a tutti per essere stati qui, alla prossima volta.